ringraziare veramente la scuola, la vicepreside, la preside che non c'è, però comunque la salutiamo uguale. E chi ha lavorato per recuperare questo luogo? Purtroppo questo luogo era abbastanza fatiscente, abbandonato da diversi anni, e quindi io venendo qui tutti gli anni, ci siamo visti con voi diverse volte, all'inizio dell'anno scolastico mi ero reso conto che una risposta alle istituzioni doveva darla. Una risposta, anche una piccola risposta, di presenza delle istituzioni sulla base anche delle nostre competenze, perché ognuno di noi ha delle competenze. Noi non abbiamo la competenza sulle scuole superiori, però era giusto che l'amministrazione comunale, anche se non direttamente, indirettamente, potesse dare questo segno di presenza. E che io continuerò a fare, guardate, anche per altre piccole cose che possiamo fare come comune. In particolare all'esterno abbiamo anche qui un programma soprattutto di maggiore messa in sicurezza, da chi entra dentro l'area della scuola e quando si esce dall'area della scuola, proprio per dare proprio delle risposte che sono delle risposte concrete. Ora abbiamo incominciato a discutere per recuperare questo piccolo impianto diversi mesi fa. Devo dire che non ho faticato molto per convincere Salera a fare questo intervento. Oggi credo che sia una bella giornata. Penso che voi l'abbiate già utilizzato il campo, perché passando di qua vi vedevo diverse volte nel campo. Oggi l'abbiamo finito, hanno messo queste porte nuove, fissandole anche a terra definitivamente, e credo che tutti insieme, proprio perché, come diceva la vicepreside, abbiamo fatto un lavoro di squadra, abbiamo fatto un lavoro tra le istituzioni. Finalmente le istituzioni si sono messe d'accordo e hanno condiviso, anche se piccolo, l'obiettivo, e siamo riusciti ad analizzare questo per la scuola innanzitutto, per voi e naturalmente per l'intera città. Grazie, grazie. Io sono molto contento che siamo riusciti a fare questo campo sportivo. E il sindaco ha insistito molto, per cui il merito va al sindaco che veramente ha insistito ogni volta, ma sto campetto, alla fine l'abbiamo fatto. Io vedo tutti i ragazzi, è molto importante, più tempo passate qua sul campetto e meno tempo spendete sciocchezze e cose inutili. Io tutta la vita ho fatto lo sport a tutti i livelli, agonistici, e dico che lo sport è veramente la via di salvezza per tutti i giovani. Se state qua 8 ore al giorno, state 8 ore con i compagni, fate amicizie, vivete insieme. Se state a spasso e non sapete che fare, è tempo perso. Qui mente sana in corpo sano. Fate lo sport e più ne fate e meglio è.